il Lecce in questo primo tempo supplementare da destra verso sinistra dei vostri teleschermi, l'Inter da sinistra verso destra. Non ci sono state sostituzioni, quindi i giocatori che hanno visto lo scadere del 90esimo minuto sono quelli che continuano a giocare anche in questa appendice della partita posta in palio, importantissima. Gentili telespettatori di Rai Sport Satellite, stiamo seguendo insieme con voi la finale del campionato di calcio italiano. Primavera in palio, c'è il titolo di campione d'Italia, il Lecce. Già partito il primo tempo supplementare, in avanti con il suggerimento di Rullo, che però non viene raccolto da nessuno là davanti, e allora può ripartire l'Inter. L'appoggio di Lombardo per Valeri, Elia Q viene anticipato, ritorna sulla sfera proprio Lombardo, la protegge, lascia che il pallone termini fuori e poi fa movimento Meggiorini. In avanti adesso l'uomo più avanzato dello scacchiere di Bernazzani è Piovaccari. Cambio di gioco da parte di Valeri in direzione di Donazan, che è costretto ad arretrare. Poi il palleggio del capitano interista, l'appoggio centrale per Marino. Marino alza la testa, vuole che i propri compagni verticalizzino, sceglie di servire Liaku. Qualche problema nel controllo di petto per Liaku. Diarra approfitta della situazione, rimette in movimento Rodia, attaccato da dietro da Nossa, falloso, messo giù, calcio di punizione. Giusto, Rodia ha commesso fallo da Tergo, si era ribellato Rodia e quindi Nossa ha commesso un fallo, punto. Puntuale il replay, già posizionato il pallone, Stendardo per Rullo, 14 presenze in Serie A per il terzino sinistro del Lecce, Lombardo in tackle, manca l'intervento, ancora Rullo, avanza, area di rigore, pericolo con la difesa interista che sventa in qualche maniera questo possibile spunto leccese. Ma la squadra di Rizzo, qui rivediamo il cross di Rullo con la chiusura di Della Fiore nel replay, grazie a Dario Barone. Mentre ci sono problemi per i nerazzurri per liberare la propria area senza troppi complimenti, poi si cerca sia da una parte che dall'altra di alleggerire la pressione quando l'avversario con troppa insistenza rimane dalle parti dei due portieri. È notevole anche la lucidità di Rullo, un giocatore che ha speso tanto in fase di spinta, in fase di piegamento, è stato capace di servire con una buonissima pennellata alla punta, segno quindi di buona qualità in assoluto. Diarra, area di rigore, limite Diarra, il suggerimento, Mattioli non ci arriva per un soffio, palla che attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore interista e si riparte nella fascia opposta, mentre Dario Barone ci fa rivedere il raso terra di Diarra che Mattioli ha mancato in anticipo con il sinistro. Poteva chiudere l'attaccante del Lecce con il suo interno sinistro, non ce l'ha fatta e qui era troppo indietro, se non è arrivato a tempo. E qui ripetiamo però che le emozioni non mancano, le due squadre in campo ci stanno regalando spettacolo. Partita che nei primi minuti era iniziata sottotono, bruttina, poi emozioni a non finire per merito dell'Inter e per merito del Lecce. Ora Inter alla riconquista del pallone con Della Fiore, a campo davanti a sé Della Fiore, deve avanzare, alza la testa, il pressing accennato da Mattioli. Quella zona di campo c'è Bianco che senza troppi problemi appoggia per Vice Domini, in avanti Rodia, sale Carteni, Rodia a campo davanti a sé, adesso incrocia Mattioli ma serve Carteni, Rodia, il tentativo di suggerire in avanti da parte del numero 11 del Lecce svanito, si chiude bene l'Inter, adesso Valeri e riparte la squadra di Daniele Bernazzani. Due cose volevo segnare, ancora una volta la stoicità, chiamiamola così, di Stendardo, che nonostante abbia qualche problema rimane in campo, e questo magari è comprensibile vista la voglia dei giovani di esserci, ma anche la prestazione di Valeri che sta cucendo gioco continuamente, magari in maniera molto elementare, molto semplice, però è un giocatore molto efficace. Adesso attenzione alla stanchezza che potrebbe determinare un po' di nervosismo sulle parole di Paolo Specchia. Sulla fascia destra dell'Inter c'è stata una serie di strattonate tra Rullo e Piovaccari, poi i due hanno concluso bene il loro duello, nel senso che non hanno proseguito in maniera che poteva costare cara all'uno o all'altro. Ora il Lecce in possesso palla, mentre Dario Barone ci fa rivedere il replay con Piovaccari che stava protestando proprio con Rullo per via del contatto che c'è stato fra i due giocatori in precedenza. Inter che si deve difendere, ma recupera palla con Marino. Valeri, siamo sempre all'altezza del centrocampo, si trovano pochi spazi con i passaggi corti, mentre ora c'è campo per Lombardo che invece di andare sulla propria fascia destra sceglie di accentrarsi.
Vede Meggiorini, Elia Q prova a dettare il passaggio, la ribattuta di Cuiò che poi rischia di pasticciare con Bianco. Lì c'è Rosati che comunque è pronto, mentre Elia Q va a pressare il portiere del Lecce. Qui vedete inquadrato Cuiò. Meggiorini nel replay di Dario Barone e il calcio di Cuiò con il pallone che è andato a sbattere sul corpo di Bianco. Siamo già dalla parte opposta invece con le immagini in diretta, il passaggio all'indietro di Nossa per Villanova che ha già rimesso in movimento in direzione di Gianni. Marino chiama palla Valeri, è lì vicino. Marino invece serve sulla fascia destra Lombardo. Diarra va incontro all'uomo di Arrà, il pressing del numero 10 del Lecce, poi il colpo di tacco di Lombardo che smarca Piovaccari, il tocco verso il centro dell'area di rigore, ribattuto ma è sempre Inter in possesso palla con Valeri. In avanti è rimasto Lombardo di prima intenzione, gira in mezzo, Camisa chiude, si riparte con Diarra, vice Domini, lascia sfilare il pallone, poi Rodia lo protegge bene e riparte. Deve girare un'altra volta il giocatore del Lecce che poi subisce il fallo, va giù stavolta a commettere l'irregolarità, è stato Valeri. Guarda che veramente una delle due dovrà pur perdere, questo mi pare la legge del calcio lo imporrà, però sarà un peccato perché meriterebbero tutte e due le squadre di poter prevalere, si stanno superando, fanno di tutto per poter vincere la gara, quindi onore poi da dopo agli sconfitti che essi siano. Diarra, attenzione, limite dell'area, la conclusione, Villanova controlla fuori. Diarra è capace di queste cose, sembra che la perda, poi ecco qui che è pronto a ripostarsi, ha provato con un sinistro per niente, anzi molto pericoloso, per niente banale. Sono passati 6 minuti nel corso del primo tempo supplementare e per noi break con Antonello Profita. Sì, si studiano la partita i due allenatori senza particolari reazioni, evidentemente sono stanchi anche loro, li vediamo spesso far ricorso alle bottigliette d'acqua sia per il caldo che per la verità adesso si è allentato, la bestia si sente più forte, ma dicevo soprattutto per la tensione che vivono in maniera particolare. Nel replay il numero di Diarra, poi poco preciso con il suo sinistro al momento della conclusione, ma con che facilità il giocatore del Lecce era riuscito ad andare in profondità e con che semplicità e con che leggerezza aveva scagliato il suo tiro verso la porta di Villanova, poi fortunatamente per l'Inter fuori misura. Ora è Cuiò che manovra questo pallone, Marino non arriva sulla sfera, duello in velocità tra Rodia e Gianni con Rodia che ce la fa a crossare verso Mattioli che lo vedete in primo piano, non arriva sulla sfera, troppo lunga per lui, e quando le due squadre pigiano sull'acceleratore però riescono spesso a mettersi in difficoltà l'un l'altra. Partita molto più vivace, è Inter che riparte con Donazzan. L'Inter gira molto bene palla da un lato all'altro del campo, si sta un'altra volta segnalando per un buonissimo possesso e il Lecce è pronto invece nel contenere e nel ripartire, ogni tanto poi c'è Diarra che ci mette una sua giocata, ma è una partita che vive proprio della la padronanza tecnica e del gioco dell'Inter, l'acume tattico, la prontezza nel ripartire da parte del Lecce. Lo slalom di Lombardo in mezzo a tre uomini, Diarra, Stendardo e Rullo, i difensori del Lecce, li vedete nel replay di Dario Barone, non hanno potuto far altro che mettere giù il numero 7 interista che ora posiziona anche il pallone per la battuta di questo calcio di punizione. Soltanto Mattioli per il Lecce rimane in avanti, poi tutti gli altri giocatori di Rizzo a difesa della propria area di rigore in primo piano, inquadrati Meggiorini e Camisa. Stendardo prende in consegna Piovaccari, parte il suggerimento di Lombardo in mezzo, prova lo stacco Elia Q, manca il pallone e il rinvio di Camisa, da quest'altra parte di testa Donazzan cerca di rimettere in avanti, Mattioli ha provato la girata per Rodia ma subisce il fallo, dice Luca Andolfatto, si lamenta della Fiore e in panchina la grinta di Daniele Bernazzani, già battuto il calcio di punizione con Rodia che va via velocissimo, la chiusura, il recupero su di lui da parte di Gianni. Bisognerebbe rivedere il replay perché certamente della Fiore preoccupatissimo della possibilità che Mattioli potesse andare via, è entrato in maniera sicuramente un momentino violento, quindi ipotizziamo che ci possa essere stato il fallo. Il Lecce può salire Rullo sulla propria fascia sinistra mentre l'Inter schiera le proprie pedine per quello che riguarda la difesa. Daniele Bernazzani in piedi per dare indicazioni ai suoi giocatori, ora per poco bisticciano i difensori interisti, un malinteso con Nossa e Lombardo sul pallone. Fatto sta che il Lecce può rimanere in avanti, sempre rimessa con le mani ma da posizione più avanzata. Mattioli in area
protegge il pallone, la girata Villanova con le mani, si trattava di Rodia, scusate, Villanova con le mani senza problemi, poi rilancio subito in avanti a giocare Piovaccari, non perde tempo l'estremo difensore dell'Inter, Piovaccari cerca di mettere giù il pallone attaccato da Cuiò, adesso salgono anche i centrocampisti dell'Inter, due uomini su Piovaccari che riesce a rimanere nella metà campo avversaria ma soprattutto fa salire la propria squadra. Era solo, e le punte sono partite dopo molto stanche, quindi nell'andare ad accompagnare ha tenuto palla, è stato abile a procurarsi questo faro laterale, ma anche se l'avesse presa, l'ha messa giù, era praticamente solo, sarebbe stato difficile andare via da solo. Primo piano per Piovaccari mentre Meggiorini contende questo pallone a Cuioa, ora Meggiorini, poi arriva Vice Domini, spazza via, fallo laterale, l'Inter rimane in avanti, decimo minuto di gioco e 8 secondi nel corso del primo tempo supplementare, Inter 1, Lecce 1. Quanto corre questo Vice Domini, incredibile la quantità di corsa di questo ragazzo, è inesauribile. L'Inter può rimanere in avanti e beneficiare di questa rimessa con le mani. Marino arriva a ricevere il passaggio, poi cross verso il colpo tentato da Piovaccari, la conclusione dalla distanza di Valeri, ma l'arbitro ha visto il fallo con i giocatori del Lecce che però protestano, Vice Domini vicino al direttore di gara. Ancora una volta Rullo provvidenziale, attentissimo dalla posizione di sinistra, si accentra per andare di testa a togliere palla all'interista. Bravissimo, attento, veramente notevole la partita di Rullo oggi. Intanto l'arbitro ha ammonito Marino. Forse per proteste, non so. Eccolo qua, Dino Marino inquadrato in primo piano, rivedete il suo duello con Cartemi, è riuscito a mettere in mezzo verso Piovaccari, poi è arrivato Cuiò che di testa ha messo fuori, ma già era arrivato il fischio del direttore di gara. Probabilmente, anzi sicuramente, l'arbitro ha fischiato l'intervento falloso su Cuiò nel suo tentativo di liberare l'area di rigore. Ora Elia Cu approfitta di uno sbarione di Stendardo, Elia Cu, area di rigore, il tiro, la parata di Rosati, la sfera rimane lì, poi ci pensa Cuiò a mettere fuori la velocità con cui Elia Cu è arrivato alla conclusione, è andato al tiro, si è esaltato Rosati e poi addirittura c'è voluto il recupero di Cuiò per mettere fuori. Leggerezza di Stendardo gravissima, non puoi lasciare Elia Cu una palla del genere, bisogna essere molto più applicati su una palla così pericolosa, invece voleva girarsi con comodità e Elia Cu ha rubato il tempo, è partito e ci ha pensato questa volta veramente un'altra volta Rosati a dimostrare che portiere è. E anche piedi buoni per Elia Cu, ha fatto partire un tiro teso abbastanza centrale, ci è voluto l'istinto di Rosati e dopo questo pericolo reazione in panchina, profitta. Inenarrabile la disperazione della panchina nero-azzurra e sono rimasti invece immobili, gelati quelli del Lecce. Il replay grazie a Dario Barone che ci ripropone puntualmente gli episodi più importanti, più emozionanti di questa gara. Intanto Cuiò avanza palla al piede, il suo sinistro a cercare lo scatto di Mattioli. Anche in questa circostanza il giocatore del Lecce da una parte e il pallone dall'altra. Spesso Mattioli non solo anticipa i difensori dell'Inter ma anticipa anche i propri compagni di squadra, spesso con le sue finte spiazza anche loro. Sì, diciamo che è un giocatore imprevedibile, non riesci mai a pensare ben dove vada, però è chiaro, un giocatore irresistibile quando parte. Elia Cu ci ha provato sulla propria fascia sinistra, interrotta la sua azione, mentre rivediamo la conclusione che poco fa poteva costare cara a Lecce, la parata di Rosati, il recupero di Cuiò, il salvataggio all'interno dell'area piccola. Inter sempre in avanti con Donazzan, Elia Cu porta in avanti i suoi uomini, Bernazzani, siamo al 13° minuto e 7 secondi del primo tempo supplementare, risultato sempre in parità, Inter 1, Lecce 1, Inter in vantaggio nel primo tempo con il gol di Diarra in collaborazione con il difensore dell'Inter Nossa, nel secondo tempo il pareggio del neo entrato Piovaccari al 25°, ora attenzione Lecce in avanti con Diarra, lo scatto in profondità di Mattioli, l'anticipo di Nossa, recupera Della Fiore, l'Inter che adesso ha un po' di spazio sulla destra, Lombardo, Diarra arriva a chiudere, Valeri adesso si manovra cercando l'uomo più vicino sulla fascia sinistra, Donazzan si fa vedere Elia Cu, riceve, Bianco va in chiusura su di lui, ancora Elia Cu, il numero, le finte di Elia Cu, stavolta non a bocca Bianco, può ripartire però l'Inter, Valeri, Lombardo, ancora Lombardo, aspetta prima di liberarsi del pallone, poi manca l'appuntamento Piovaccari, manca anche Camisa, ma c'è ben appostato Rosati che poi aspetta che Piovaccari vada a pressarlo, guadagna qualche secondo, rivediamo il suggerimento di Lombardo, il pallone che sorpassa tutti i giocatori e arriva direttamente tra le braccia e nella zona di Rosati.
segnalo un'altra volta la prestazione della Fiore, giocatore che conosce molto bene i propri limiti, essenziale, non rischia nulla, però è sempre lì presente ed è il vero leader del reparto. Lombardo, la percussione, limite dell'area di rigore, alza la testa, prova ad appoggiare il pallone sul secondo palo, fuori di poco. Era lenta la palla, però messa con intelligenza, è stato anche questo un tiro a giro per tentare di impensierire l'avversario, ma è chiaramente troppo lenta per poter avere un esito positivo. Matteo Lombardo, avete visto, mancino puro, esterno della squadra di Bernazzani, 6 marzo 1985 a Milano, gioca con la maglia dell'Inter da questa stagione, proviene dalla Pro Sesto. Adesso seguiamo insieme questo calcio d'angolo, primo palo, la girata di Meggiorini, poi si salva il Lecce ma arriva Marino, in questo momento arriva anche il fischio di Luca Andolfato fra le proteste dei giocatori dell'Inter. Beh, non so, sai, la palla era viva, l'azione era lì al limite dell'area. Questo fischio dell'arbitro, posso capire che se il tempo scade, scade, ma forse, ecco, ai più risulta quasi incomprensibile come almeno la conclusione dal limite potrà essere data. È una valutazione nostra, ma l'arbitro credo che in maniera molto appropriata, facendo rispettare il regolamento, nel momento in cui scade il quindicesimo deve fischiare, ha fischiato. Le proteste del pubblico invece in panchina, approfitta. E invece pure, anche dalla panchina proteste, soprattutto dicono è la seconda volta, si riferiscono ovviamente al fischio di chiusura dei 90 minuti regolamentari mentre l'Inter stava battendo il calcio d'angolo e quindi proteste che comunque ora si sono sedate. Primo piano per Luca Andolfato, mentre Dario Maroni ci ha fatto rivedere anche l'iniziativa di Matteo Lombardo. Quest'anno 33 presenze in stagione tra campionato Coppa Italia e torneo di Viareggio, ha realizzato 4 gol, 2 in campionato e 2 proprio nel torneo di Viareggio. Qui rivediamo l'iniziativa di Rullo, il salvataggio di Della Fiore con Dario Maroni che ci ripropone gli highlights più importanti anche per quello che riguarda questo primo tempo supplementare appena concluso, il salvataggio di Cuiò con il pallone che carambola addosso a Bianco, poi ancora Lecce in avanti con Diarra, limite dell'area di rigore, il suo tiro, Villanova controlla che la sfera termini fuori, poi qui l'incertezza di Stendardo che ha consentito il recupero di Elia Q, la parata di Rosati che si distende e poi c'è stato, non l'abbiamo visto da queste immagini, il salvataggio di Cuiò. Qui ancora Rosati con il pallone ben controllato e le squadre che si preparano per il secondo tempo supplementare. Dobbiamo dire che quindi il fatto che Rosati sia stato citato più volte come meritevole di menzione testimonia che l'Inter è andata più volte alla conclusione. È stata direi abbastanza colpevole l'incertezza di Stendardo. Stendardo proprio al cospetto di un avversario così pericoloso come Elia Q doveva essere più accorto, non poteva con leggerezza andare a controllare con il giocatore alle spalle e per fortuna appunto si è pensato Rosati a frapporsi a questa grande conclusione. L'Inter apre in avanti questo secondo tempo supplementare, lo stop, il controllo sbagliato da Pio Vaccari, parte il Lecce, il numero di Carteni che si libera di due uomini, ancora Carteni a spazio all'altezza e all'interno del cerchio del centrocampo, poi scivola Rodia, ne approfitta Gianni, Nossa li mette in avanti in movimento per Lombardo, lo scatto di Elia Q strattonato ma ancora Lombardo in possesso palla, poi ha cercato di servire Pio Vaccari, è andato giù Lombardo e l'Inter che parte subito brillante anche in questo secondo tempo supplementare mentre Lombardo è rimasto a terra. Molto bravo Lombardo, quando da caracolla da destra si accentra col mancino, fa fuori uno o due avversari e poi illumina con una palla verticale, un giocatore estremamente bravo sul piano tecnico, mi piacerebbe che tirasse fuori qualche acuto in più, nel senso qualche conclusione, qualche serpentina finalizzata a penetrare da solo, perché è certamente un giocatore molto interessante, molto bravo in possesso di palla, in guida della palla. Attenzione sulla panchina del Lecce, movimento, c'è Giorgetti pronto ad entrare in campo, è così, profita? Sì, è così, Giorgetti che è chiamato a sostituire il numero 7 Mattioli, se non abbiamo capito male, ora comunque si alzerà la lavagna, dovrebbe, sì, confermiamo, è Mattioli a lasciare il campo. Sostituzione voluta da Roberto Rizzo, esce con il numero 7 Mattioli, entra in campo con il numero 16 Giorgetti. Mattioli ha sprecato tanto, Giorgetti ci ha abituati a buonissime prestazioni anche giocando poco, è chiaro che l'allenatore per dare un po' di verve, per cercare di avvicendare un giocatore un po' stanco con uno fresco opta per questa soluzione.
Abbandona il campo Italo Mattioli, classe 1985, capocannoniere del Lecce in questa stagione. Sono 24 i gol che ha messo a segno ed ecco Mattioli proprio vicinissimo ad Antonello Mattioli, Profita. Un gladiatore come te che esce dal campo si vede che non ce la facevi proprio. No, sono preso una botta e non riesco proprio a stare in piedi. Vorrei stare in campo però non è possibile, non ce la faccio. Come si può fare a questo punto, si può azzardare una previsione? Ma ormai... La previsione non lo so, ormai siamo al secondo tempo supplementare, speriamo che vada bene. È una questione adesso oramai di energie residue? La stanchezza si fa sentire, siamo arrivati il 10 giugno, siamo dal 20 di luglio in ritiro, adesso siamo stanchi tutte e due le squadre. Grazie a Mattioli. Grazie a Profita e grazie anche a Mattioli, complimenti a lui per le belle cose che ci ha fatto vedere nell'arco completo di questa fase finale del campionato italiano primavera. Il Lecce ci prova, Carteni, sempre lui, aspetta il movimento di Giorgetti, poi si ferma, vede libero Diarra, lo serve dalla parte opposta, c'è la sovrapposizione da parte di Rullo, non lo serve il suo compagno, da questa parte Vice Domini ritorna in possesso del pallone, Carteni, Valeri, anche lui si ferma, c'è Donazzano ora in pressing su Giorgetti, ha provato ad andare via da solo Giorgetti, un giocatore impiegato in questa fase finale almeno sempre nella ripresa dal rizzo, però abbastanza brillante, bravo nelle ripartenze, opportunista sotto rete, certamente un ragazzo interessante. Il cross di Cuiò, Nossa e Della Fiore, adesso sono loro che nell'area di rigore interista cercano di arginare le avanzate degli attaccanti leccesi, e proprio Della Fiore su appoggio rasoterra a tagliare il campo verso Donazzan. Carteni accenna il pressing, Donazzan si ferma, serve Valeri, Marino, su di lui si porta Diarra, ancora Marino, appoggio sulla fascia destra per Lombardo, prova a fare tutto da solo Lombardo, poi vede il movimento di Meggiorini, da quella parte c'è però la chiusura in anticipo su tutti da parte di Stendardo, anche se Stendardo non è preciso nel rilancio, pallo laterale, 4 minuti del secondo tempo supplementare, Inter 1, Lecce 1. Stendardo con la forza di calcio che ha, questa palla l'ha mandata proprio fuori dello stadio, ha liberato in maniera energica e quindi la palla si sarà persa a questo punto. Rimessa con le mani, prova a farsi vedere Meggiorini, va ad inseguire il pallone che però termina sul fondo, si alza dalla parte opposta la bandierina di uno dei due assistenti di Luca Andolfatto, si tratta di Massimo Bergamo di Venezia che indica che si deve riprendere quella rimessa da fondo campo, e qui rivediamo Rullo che protegge il pallone su Meggiorini, poi la strattonata ancora una volta fra i due giocatori. Ma tutto nella norma comunque, è una lotta regolare. Il rinvio di Rosati. Diarra prova lo stacco e arriva sul pallone, Giorgetti anticipa tutti, anticipa anche Nossa che gli è davanti, sempre Giorgetti, vede Rodia libero, controlla Rodia il recupero su tutti da parte di Della Fiore che va a disturbare l'avversario, ma Rodia mantiene il pallone in campo, si trattava di Giorgetti, anzi scusate, che poi va giù e batte subito il pallo laterale senza perdere tempo, Giorgetti per Rodia, palla ribattuta, gioco fermo, Lecce in avanti. I due più freschi cercano di portare qualche insidia al retroguardia interista, Giorgetti e Rodia, che appunto sono giocatori entrati da poco e che hanno quindi più energie degli altri da spendere. Difesa dell'Inter sotto pressione con Della Fiore che protegge la sfera dall'attacco di Diarra, poi va giù Della Fiore, si guadagna il calcio di punizione e spazza via Diarra anche con un gesto di nervosismo. Qui rivediamo Della Fiore, l'intervento di Diarra, Della Fiore rimane a terra, l'arbitro ha comandato il calcio di punizione, passano i secondi. Ora rispetto al primo tempo però la stanchezza, al primo tempo supplementare naturalmente la stanchezza un po' si fa sentire, le folate offensive da una parte e dall'altra continuano per quello che riguarda le iniziative delle due squadre, il ritmo però un pochino pian piano sta calando. Direi di sì, non so se possiamo provare a azzardare un pronostico, cioè si va ai rigori di questo punto, a questo punto, perché credo veramente di questo passo è difficile pensare che ci siano energie da parte dell'uno o dell'altra così importanti da poter avere la meglio sulle difese. Rodia spende quelle che ha, il suo cross verso il centro dell'area di rigore, ribattuto, ci ha messo una pezza Della Fiore, poi Donazzan ci mette la punta del piede, arriva per primo sul pallone, Marino, viene commesso il fallo da Vice Domini che ferma l'avversario, ma c'è un giocatore dell'Inter a terra, si dovrà aspettare prima di riprendere a giocare, due giocatori dell'Inter a terra inquadrati prontamente da Dario Barone, qui il capitano Donazzan. Ha avuto ragione Marino di stramazzare al suolo perché è stato colpito
dal colpo dell'avversario e probabilmente anche da un crampo successivo. Comunque ha subito fallo, quindi ora è alle prese con un crampo al polpaccio, ma c'era comunque il fallo a suo vantaggio. E Dario Barone ci ha riproposto tutti e due i contatti, quello tra Carteni e Donazan e poi quello tra Vice Domini e Marino. Donazan si è rialzato, mentre Marino ancora qualche difficoltà alle prese con i crampi. Il giocatore dell'Inter con la maglia numero 10 sulle spalle, Marino, figlio d'arte. Sì, figlio di Raimondo, giocatore anche del 2, tra l'altro ero allora a Napoli con Giacomini, faceva parte della nostra rosa, ragazzo molto molto interessante, ha fatto una carriera dignitosa tra e B e ora allena le giovanili in Napoli la primavera. E mentre Rullo in campo con la maglia numero 3 è un ex Inter, da segnalare che Marino con la maglia numero 10 dell'Inter è un ex del Lecce. Inter che ora prova a farsi pericoloso in avanti, si chiudono le maglie della retroguardia leccese. Piovaccari va a restituire il pallone al proprio compagno Lombardo, che dovrà eseguire la rimessa con le mani. Tutto il Lecce a difesa della propria area di rigore, tranne Rodia che rimane da solo là davanti per cercare il contropiede, ma attenzione alla percussione di Piovaccari, poi il pallone viene sventagliato in fallo laterale all'altezza della metà campo. E ora, senza fare troppi complimenti, quando sentono la pressione dell'avversario che si fa sempre più forte, i giocatori di Inter e Lecce non lesinano in termini di potenza quando devono spazzare via. Certamente bisogna essere energici e pratici quando serve. Sempre Inter, Diarra, il suo pressing, poi l'anticipo di Giorgetti. Lecce che ha la possibilità di ripartire, chiama palla Rodia, la riceve, su di lui il pressing di Gianni, sempre Rodia, non perde palla, Rodia da questa parte si fa vedere bianco, il servizio è centrale per Giorgetti, su di lui la chiusura da parte di Della Fiore, poi anche Donazan, sempre Giorgetti, va a fondo campo, si riprende con il rinvio dal fondo che verrà operato verosimilmente da Villanova. Giorgetti è molto bravo in queste impenetrazioni verticali, riesce a incunearsi appunto perché fresco e dotato di un buon cambio di passo e poi ecco quando può anche col suo destro crea qualche pericolo. L'Inter in avanti ma c'è movimento, profitta, adesso seguiamo questa azione che potrebbe essere pericolosa. Inter al limite dell'area di rigore del Lecce, poi il suggerimento ribattuto, capovolgimento di Arra, riparte, palla al piede a campo davanti a sé, si fa vedere Valeri che cerca di disturbare l'avversario, ma è sempre di Arra che si ferma, ha cercato di servire Rodia, anticipato, ora fasi di gioco con il ritmo abbastanza alto, l'Inter che prova a ripartire sulla propria fascia destra, interrotta ancora una volta la trama di gioco della squadra di Bernazzani, la combinazione di Giorgetti che ha servito Rodia in mezzo a due uomini, slalom di Rodia, poi la combinazione ancora una volta con Giorgetti, ci deve mettere una pezza Gianni che va anche all'appoggio all'indietro per Nossa che alla fine calcia lungo, ma c'è una sostituzione pronta per l'Inter, profitta. Sì, dovrebbe uscire Valeri per lasciare il posto alla Ripi. Questa la mossa nei piani di Bernazzani mentre si continua a giocare con l'Inter che lancia il pallone in avanti alla ricerca di buona sorte, ma si chiude bene il Lecce e riparte con Giorgetti che ora va a girare sulla fascia sinistra. Ha cercato Rodia il suo scatto sul filo del fuorigioco, si lamenta con il guardaline Gianni, evidentemente pensava che il giocatore leccese fosse alle sue spalle, non è stato dello stesso avviso l'arbitro, naturalmente non è stato dello stesso avviso neanche il guardaline Romina Santuari. Inter che riparte sulla propria fascia destra, slalom in mezzo a una selva di gambe da parte di Lombardo che poi serve da quest'altra parte Donazan. In avanti Meggiorini è libero, prova a fare tutto da solo Meggiorini, va via, due uomini ancora, Meggiorini, limite dell'area di rigore, poi arriva il fischio di Luca Andolfatto, dice che c'è il calcio di punizione. Meggiorini è un po', si è svegliato da un po' di letargo, ha fatto poco in questa gara, molto bravo in altre circostanze, ha fatto un discreto primo tempo, poi anche per lui la stanchezza è fatta sentire, ora ha provato da sinistra verso destra a centrarsi, poi ritornato col suo sinistro, ha sbilanciato un avversario, credo che ci fosse il fallo e quindi ora l'Inter beneficerà di una punizione dall'Inter. Il contatto con Bianco e poi la sostituzione, profitta. Sì, non ho avvicinato Valeri perché pensavo stessero per battere il calcio di punizione, dunque non volevo rubare tempo alla telecronaca. Valeri, giocatore essenziale, importantissimo, ha fatto una partita direi molto molto generosa, correndo, dando geometrie, magari in maniera molto lineare ma abbastanza efficace. In campo la Ribi, sul pallone ci sono Marino e Piovaccari. Rosati sta disponendo la propria barriera, i giocatori del Lecce sono a difesa della propria area di rigore tranne Rodia, si lamenta con l'arbitro per la distanza Marino, ancora tocca il pallone per sistemarlo meglio, sempre Marino,
pronto alla rincorsa Piovaccari, vedremo per quale soluzione opteranno i giocatori dell'Inter. La prima intenzione di Marino con la palla deviata sopra la traversa di Rosati. Buonissima punizione a giro a scavalcare la barriera, poi rimpalata la barriera stessa e quindi la palla ha assunto una traiettoria molto pericolosa a Luna Calante che stava per insidiare Rosati, peraltro sempre molto attento. 12-3 il computo dei corner in favore dell'Inter per questa partita, con Lombardo che va alla battuta dalla bandierina. Inter in avanti, movimento in area di rigore, Lombardo prende qualche secondo, guarda i propri compagni, poi mette in mezzo il pallone, l'uscita con i pugni di Rosati, va al recupero Marino, prova a rimettere in mezzo, Diarra ci mette un piede ma è Meggiorini che si impossessa del pallone, l'appoggio sulla fascia sempre per Lombardo che fa fuori un uomo, poi alza la testa, il suo suggerimento teso, ribattuto, il Lecce si salva e cerca di mantenere in campo il pallone ma arriva più veloce di tutti in quella zona di campo della Fiore e c'è un'altra sostituzione, profitta Lombardo con Andreolli, questo è il cambio predisposto, non so se sta già pensando ai rigoristi, questo è difficile immaginare, ma certo che mancano ormai solo 2 minuti al termine. Specchia. A questo punto credo che con l'ingresso di Andreolli, che è un difensore, e Bernazzani abbia ormai capito che la partita volge al termine, si vuole solamente assicurare di non avere non problemi da qui alla fine, quindi ha visto un Lombardo molto molto stanco ma comunque anche lui molto bravo, ha fatto una partita esemplare per generosità, per qualità di corsa, e l'ha un attimo surrogato con Andreolli. Lascia il campo Lombardo, entra dunque Andreolli, uno dei giocatori che tra l'altro erano in ballottaggio per poter disputare questa gara fin dall'inizio, vista la squalifica di Colì. Poi dai primi minuti Bernazzani ha preferito mandare in campo Colombo. Vai, profita. Lombardo che esce tra gli applausi, ancora un po' di fiato per raccontarci una partita incredibile, ricca di emozioni. Sì, sì, sicuramente, insomma, arriviamo fino a questo punto tutti stanchi e stiamo correndo ancora, insomma. C'è da divertirsi, insomma, fino a quando possiamo correre corriamo. Grazie. Complimenti a Lombardo, grazie, profita la stanchezza che traspare dalle sue parole. Il Lecce può battere questo calcio di punizione, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco per quello che riguarda il secondo tempo supplementare più eventuale recupero. Lecce in avanti, la battuta verso Diarra, area di rigore con Donazzan e Gianni che ritornano sul pallone, toccano loro la sfera, calcio d'angolo, Lecce che può provare a chiudere in attacco questa partita e adesso è l'Inter che si deve difendere. Certo, questo è un angolo pericolosissimo, siamo proprio alle battute finali, è una chance a vantaggio del Lecce. Rizzo ha fatto segno ai tutti i suoi giocatori di andare nell'area di rigore avversaria, la battuta di Rodia sul secondo palo, troppo lungo, si dispera Rizzo, Nossa non deve far altro che controllare che il pallone termini fuori e poi rimette subito in gioco. Provano a farsi vedere ora Andreolli e Laribi, il lancio lungo di Andreolli intercettato in anticipo da Rullo, il Lecce può manovrare, siamo oramai a un secondo dalla fine e arriva il fischio di Luca Andolfato. Signore e signori, si va ai calci di rigore. È forse la più prevedibile delle finali, cioè l'epilogo prevedibile in una finale del genere, perché in sostanza si sono veramente affrontati al meglio tutti i contendenti in campo, nessuno dei due avrebbe meritato di uscire a questo punto, annullandosi nelle forze reciproche sono arrivati ai rigori, a questo punto veramente è una lotteria, come si dice, una lotteria vera e propria, perché può vincere uno o l'altra, basterà solamente magari che ci sia un eccesso di forza o di scarsa precisione da una parte o dall'altra e quindi una delle due porterà a casa il primato ai rigori e non durante la stagione regolare, chiamiamola così. È un epilogo particolare, ma come un epilogo che ci sta, una partita così giocata sul filo della fatica, del caldo opprimente, che sia finita ai rigori, penso che sia quasi un epilogo quasi scontato. Nelle statistiche della partita abbiamo visto il possesso di palla nettamente a favore dell'Inter, mentre Dario Barone poco prima ci stava facendo rivedere qualche scintilla e stavolta non era di quelle sane, sano agonismo come l'ha definito poco fa Paolo Specchia, tra il numero 6 dell'Inter Della Fiore e uno dei nuovi entrati, il numero 16 Giorgetti, però ancora una volta probabilmente determinata dalla fatica. Ma che la fatica, il nervosismo che si accumula durante questa gara che è andata a oltranza ci può stare, ma ripeto, tutto quello che abbiamo noi visto stasera è all'insegna della giusta direi
contrapposizione, di due forze che volevano superarsi ma che hanno messo in campo tutte le energie di cui dispongono, anche qualche mezzuccio magari furbo, ma tutto questo è normale che ci sia una gara di calcio, non è fatta certo per bambini indifesi la partita di pallone, quindi ci mettono anche qualcosina in più e poi alla fine magari un attimo di stizza ci può stare. Titolo di campione d'Italia primavera per quello che riguarda questo campionato di calcio, che si assegna grazie ai calci di rigore. Inter e Lecce al termine di 120 minuti di gioco non ce l'hanno fatta prevalere l'uno sull'altro, si dovrà andare alla lotteria che ha già premiato il Lecce nei quarti di finale contro il Milan, mentre l'Inter ha concluso tutte le sue partite nell'arco dei 90 minuti. Sì, questa è una giustissima considerazione che hai fatto, ora vedremo questa volta chi potrà prevalere, se il Lecce si ripeterà ai rigori o insomma l'Inter, che non è mai arrivata a giocare appunto nell'ultimo istante la carta del successo grazie ai rigori, come si comporterà. Bisogna anche vedere quanto magari i portieri siano abituati a parare, sono portieri bravissimi magari durante la partita regolare che però non sono eccellenti nel parare rigori, ci sono quelli magari che hanno qualche cosina in più, ora non so, non seguendo da vicino lo sviluppo degli allenamenti di questi due guardiani, quale dei due è più portato a parare, ma sicuramente chi dei due magari anche nelle esercitazioni quotidiane o insomma settimanali si mostra più abile potrà dare un contributo migliore alla causa. In primo piano, nelle immagini che ci ha offerto Dario Barone, abbiamo visto anche Giuseppe Baresi sulla panchina dell'Inter insieme con Daniele Bernazzani. Intanto, se volete prendere nota, vi do i rigoristi dell'Inter, che saranno nell'ordine Donazan, Gianni, Della Fiore, Andreolli e Marino. Questi rigoristi. È incredibile, tutti i difensori e un solo centrocampista di qualità come ultimo tiratore, tutti i difensori. A volte i difensori sono precisissimi sui rigori, vedremo. E Andreolli, che è entrato in campo proprio negli ultimi minuti di gioco, che è un difensore, come avevamo sottolineato, molto probabilmente Daniele Bernazzani aveva capito che la partita sarebbe conclusa ai calci di rigore e ha mandato in campo uno che verosimilmente li sa tirare. Evidentemente. Per quello che riguarda la panchina del Lecce, invece, tra poco Profita ci dirà quali sono i rigoristi. Sì, allora Giorgetti, Rodia, Camisa, Rullo e Cuyo. Giorgetti, Rodia, Camisa, Rullo e Cuyo. Tre difensori, un centrocampista. Ora c'è il sorteggio per decidere chi calcerà per primo. La porta dovrebbe essere quella alla sinistra del teleschermo. Staremo a vedere, intanto c'è da sottolineare che Giorgetti, Camisa e Rodia sono stati rigoristi anche nella gara contro il Milan. Della battuta di uno dei penalti si era incaricato anche Pellè, che però è stato sostituito e quindi questa sera non può essere utile nella lotteria dei calci di rigore alla propria squadra. Sai, il rigorista deve essere una persona estremamente fredda, al di là della qualità del piede, ci sono quelli che sanno essere concentratissimi e sanno essere precisissimi, e pur avendo magari un piede non eccelso sono precisi dagli 11 metri, basta solo usare un buon piattone, avere una capacità direi e una freddezza d'animo per essere preferiti a chi magari ha un piede migliore. Si abbracciano i giocatori delle due squadre nel cerchio di centrocampo mentre si va nella porta alla sinistra dei vostri teleschermi. Gentili telespettatori di Rai Sport Satellite, il primo a battere il penalty che dovrà cercare di spedire alle spalle del portiere avversario è Giorgetti. Quindi comincia il Lecce, Giorgetti contro Villanova. Staremo a vedere chi avrà la meglio. Tutto pronto per la battuta di questo calcio di rigore, Giorgetti contro Villanova. I giocatori delle due squadre sono all'interno del cerchio di centrocampo. Adesso si abbassa il tono anche sugli spalti, si muove Villanova, parte il tiro di Giorgetti, c'è il gol, la prima trasformazione, Giorgetti ha fatto il suo dovere. Precisissimo, un fendente dal basso verso la metà della porta al palo opposto, incrociato, quasi imprendibile, anzi imprendibile. Dario Barone con il suo pronto replay ci ha fatto vedere la conclusione di Giorgetti anche da un'altra angolazione, portiere da una parte e palla dall'altra. Intanto si avvicina a Donazan, mentre tutto è stato predisposto anche per il cerimoniale di premiazione. Donazan arriva vicino al pallone, lo prende con le mani, lo sistema sul dischetto, mentre in porta Rosati sta cercando la giusta concentrazione, così come Donazan. Rosati, tra l'altro, bravo nei calci di rigore contro il Milan, lo ricordiamo, era stato in grado di opporsi in due casi allo
conclusioni dei giocatori avversari. Parte Donazzani, il tiro intuisce Rosati, non ci arriva, partita sempre in parità. In genere cominciare bene, quindi la prima squadra che ha cominciato il Lecce costituisce sempre una grossa frustata di energia e di energia positiva, quindi in questo senso ho visto un po' Donazzano la battuta un po' preoccupato, poi è stato bravo lo stesso, anche se non ha calciato in maniera così irresistibile come ha calciato Giorgetti, ha fatto lo stesso gol, ma ripeto, cominciare bene costituisce comunque un grande viatico positivo. È il turno di Rodi, approfitta velocissimo le impressioni da bordo campo. Abbracciati tutti i giocatori della panchina, tecnico, dirigenti del Lecce, altrettanto l'Inter, così come attenzione, a centrocampo. Attenzione, Rodia, il suo tiro e c'è il gol, la trasformazione spiazza il portiere, anche Rodia, il Lecce che si riporta in vantaggio. A me la battuta del genere piace tanto, cioè con rincorsa cortissima, poi messa così e con i passi contati, passo corto, come la batteva il mio amico Gianfranco Casarsa, giocatore di Bari, siamo stati insieme a Bari, poi ha fatto una carriera molto importante della mia, calcisticamente parlando, era un maestro di rigore, mi batteva così, in corsa cortissima e subito palla col piattone nell'angolo di destra e di sinistra. È il turno di Nicolas Gianni, due rigori battuti per il Lecce, due gol, un rigore battuto per l'Inter, un gol, e ora tocca al giocatore che vedrete inquadrato in questo momento. Portiere del Lecce pronto, parte Gianni, la sua conclusione, gol, ma anche in questo caso attenzione, aveva intuito Rosati, comunque sì, la conclusione sì. Di Nicolas Gianni è sempre in parità. Esatto, Rosati molto bravo a intuire e veramente si mostra un portierone anche in questi tentativi di impedire la battuta dagli 11 metri. Vedete la concentrazione di Gianni che ha calciato bene e anche se aveva intuito non ha potuto nulla, Rosati, la grinta di Gianni e l'Inter che ritorna in parità, due rigori per parte e due trasformazioni. Ora tocca al capitano del Lecce, Camisa, la sua fascia sul braccio sinistro, sistema il pallone, poi un'occhiata all'arbitro, probabilmente non è nella giusta posizione, c'è qualche zolla in prossimità del dischetto del rigore, trova e cerca la concentrazione Villanova, fa altrettanto Camisa, parte la sua rincorsa, il tiro e c'è il gol alla Bercellino, calcio di destro potente centrale, il portiere già è partito e con una battuta violenta lo si supera lo stesso. Per qualche attimo con l'aiuto della grafica avete visto la sequenza dei rigoristi, qui rivediamo Camisa, il suo tiro centrale con Villanova che ha cercato di andare da una parte nel tentativo di parare il rigore sperando che il giocatore calciasse proprio lì. Sul dischetto c'è già Della Fiore, sistema la palla davanti a lui, c'è Rosati, parte la conclusione e c'è l'errore dal dischetto di Della Fiore, vedete la concentrazione di Rosati. Bravissimo Rosati. Non meno bravo Della Fiore, ha calciato, ho notato comunque tutti e tre i battitori dell'Inter più preoccupati di quanto non fossero stati quelli del Lecce, mentre si avvicinavano al dischetto per battere. Anche questa battuta Della Fiore è stata una battuta non direi sbagliatissima, però si è superato sulla sua sinistra Rosati, anche forte dei suoi centimetri, della sua grande stanza. Della Fiore però non è riuscito ad angolare il suo tiro abbastanza, ora c'è il rullo sul pallone, c'è la palla che si stampa sulla traversa, l'errore di uno dei giocatori più rappresentativi del Lecce, c'è l'opportunità per l'Inter di riportarsi in parità e sarà la volta di Andreoli. Hanno sbagliato due tra i migliori giocatori della partita di stasera e forse non solo di stasera, cioè sia Della Fiore che Rullo sono due ottimi giocatori, hanno dimostrato anche in queste gare fino a qui disputate e da noi osservate di essere validissimi, ci sta che si sbagli un calcio dagli 11 metri, non per questo sono meno bravi. Stavolta aveva intuito Villanova ma il tiro troppo alto, troppo direi angolato anche, troppo alto angolato, forse un eccesso di sicurezza, comunque ci sta di poter sbagliare. Il tiro di Rullo sulla traversa, Andreoli dal dischetto contro Rosati. Ha sistemato il pallone Andreoli, la sua rincorsa, guarda il portiere destro, c'è Rosati che stavolta non intuisce come ha fatto in precedenza, l'esultanza di Andreoli, partita che resta in equilibrio. Avevamo detto dall'abilità eventualmente di Andreoli a battere i rigori, il fatto stesso che l'abbia fatto entrare a un minuto dalla fine e che abbiamo detto i difensori spesso sono chiamati a battere i rigori perché
più sereni, forse più così incoscienti anche la testimonianza, perché ha tirato un gran rigore Andreoli, portiere da una parte e l'ha messa dall'altra parte, ha calciato molto bene. Abbiamo rivisto nel replay di Dario Barone sul dischetto Cuiò contro Villanova, parte il tiro di Cuiò, la parata di Villanova, attenzione l'errore del numero 2 del Lecce che rimane fermo in area di rigore avversaria, la parata di Villanova. E a questo punto siamo all'ingoccioli, mi dispiace nel senso per il ragazzo del Mali che ha commesso un errore, ma dal dischetto l'avevano commesso anche gli altri, quindi è stato molto bravo questa volta Villanova a distendersi e a ribattere la conclusione. L'errore di Cuiò simile a quello di Della Fiore e il rigore decisivo in questa partita passa per i piedi di Dino Marino. Sta andando con calma il giocatore dell'Inter a recuperare il pallone. Si abbracciano i componenti della panchina interista. Marino aspetta qualche secondo, lo vedete, palleggia con le mani, cerca la giusta concentrazione. Tanta responsabilità per il numero 10 dell'Inter. L'arbitro adesso lo chiama per velocizzare le operazioni di gioco. Anche Rosati vicino all'arbitro, il portiere dell'Inter, mentre Rosati è già sulla linea di porta. Marino ha sistemato il pallone, sale la tensione, sale la concentrazione, parte la rincorsa di Marino, il suo tiro e c'è la parata di Rosati, partita che non si sblocca. Gentili telespettatori di Rai Sport Satellite, emozioni a non finire. Proprio Marino, che è il battitore direi principe, lasciato giustamente per ultimo da Bernazzani, ha fallito l'occasione più ghiotta per chiudere la gara. A questo punto i giochi sono riaperti e bisogna andare a oltranza. Profita. A questo punto non abbiamo i nomi, la lista era costituita, entrambe le squadre hanno indicato soltanto i primi 5 giocatori, evidentemente nessuno pensava a questa eventualità e ora dovremo attendere. Dovremmo attendere Vice Domini, perché è lui che va a riconquistare il pallone, mentre poco fa Dario Barone ci ha offerto uno scorcio di Rosati, il portiere del Lecce, che è riuscito a parare la conclusione di Marino. Vice Domini sarà il primo dei giocatori del Lecce per quello che riguarda l'eventuale sequenza a oltranza. Vice Domini sistema il pallone, Villanova deve ancora riguadagnare la propria posizione fra i pali. Ha messo giù il pallone Vice Domini, lo vedete, cerca la concentrazione anche lui, momento importante, la rincorsa di Vice Domini che aumenta il ritmo, la sua battuta e c'è il gol, la conclusione di Vice Domini che poi saluta il pubblico, Lecce che torna in vantaggio. Conclusione centrale violentissima, l'ha intuita Villanova ma non l'ha trattenuta, l'ha pigliata con la mano, ma la mano gli si è piegata, gran bordata. Stava per intercettare Villanova, non ce l'ha fatta e ora la responsabilità è sui piedi di Nossa che va a battere il calcio di rigore. Davis Nossa, classe 1985, mentre Dario Barone ci ha riproposto l'esultanza di Vice Domini. Nossa contro Rosati. Flemmatico Nossa in questo suo camminare avvicinandosi alla palla, non so se è sicuro di sé o preoccupato. Parte Nossa contro Rosati, il palo e poi c'è il gol, che rischio per l'Inter, ma la partita rimane in equilibrio, il gol di Nossa, aveva intuito Rosati, sempre parità fra le due squadre. Direi rocambolesca questa conclusione, palo interno rete, ma c'è voluto poco, c'è che andasse a prendere il palo pieno e che la palla ritornasse a Nossa stesso. Conclusione direi quindi non perfetta ma fortunata e vincente. Nel replay di Dario Barone abbiamo rivisto la conclusione del giocatore dell'Inter, partita che non si sblocca dal risultato di parità. Perché sono tutte e due meritevoli tutte queste squadre, sembra che nessuna debba voler mollare lo scettro di campione all'altra, e ha giusta ragione. Ora è il turno del numero 11 Carteni. Carteni contro Villanova, mentre c'è da liberare il campo da un fumogeno scagliato dagli spalti. Fumogeno che viene comunque prontamente spento. Carteni contro Villanova.
si va ancora a oltranza, il settimo rigore battuto dal Lecce, la rincorsa di Carteni, il suo tiro e c'è il gol, rigore battuto bene. Bellissimo questo rigore dal basso verso l'alto, portiere che si distende ma nulla può perché la palla gli passa sopra la testa e va a finire quasi nel setto. Rivediamo la concentrazione di Carteni, poi la sua rincorsa, il piatto destro all'interno del piede con cui Carteni colpisce il pallone, mentre per quello che riguarda l'Inter Meggiorini è il giocatore che dovrà battere il prossimo calcio di rigore. Meggiorini, già sistemata la sfera sul dischetto, Meggiorini contro Rosati, parte il tiro, c'è l'errore di Meggiorini, il Lecce è campione d'Italia primavera. Direi a questo punto dispiace per Meggiorini, ha commesso un erroraccio, ma a questo punto della gara ci sta tutto. Onore all'Inter e onore doppio al Lecce che si laurea campione ancora una volta, e quindi abbiamo assistito a una gran gara da parte di tutte e due squadre. È tardissimo, noi dobbiamo chiudere, il Lecce si diventa campione d'Italia per la seconda volta consecutiva, velocissimo profitto, abbiamo pochi secondi con Rizzo. Sì, velocissimi, che cosa dire, dopo una partita del genere, rigori a oltranza, uno scudetto più sudato di così non si poteva. Una finale bellissima, complimenti all'Inter, molto probabilmente ha giocato meglio di noi, ma lo scudetto per quello che ci riguarda lo guardiamo proprio nell'ottica dell'intero anno, abbiamo fatto un'annata strepitosa, riconfermarsi a questi livelli è difficilissimo, ci siamo riusciti in pochi e siamo felici che il Lecce, il Salento, la nostra terra, siamo riusciti in un'impresa del genere. Grazie Profita, grazie Rizzo, lo vedete con la grafica, Lecce campione d'Italia primavera 2004, secondo scudetto consecutivo, impresa riuscita nella storia soltanto a Roma, Torino e Perugia per quello che riguarda il settore primavera. Siamo in chiusura, gentili telespettatori, grazie a Paolo Specchia per il commento tecnico e grazie ad Antonello Profita per la telecronaca da bordo campo e grazie a Dario Barone che durante tutta la fase finale del campionato primavera ha diretto e gestito le nostre telecamere. Un evento, quello che si è appena concluso qui a Fano, che Rai Sport Satellite ha seguito integralmente con il Lecce che si è laureato campione d'Italia. Grazie anche a tutti gli assistenti e alle persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo programma, Marco Lollobrigida per il coordinamento giornalistico e la squadra esterna 1 di Bologna e da Tommaso Necarozzi, naturalmente grazie anche a voi che ci avete seguito fino a questo momento, gentili telespettatori, buon proseguimento con i programmi di Rai Sport Satellite.